Ma ecco a voi Oroscopando, e c'è una novità. Questa volta ritorna indipendente ed inoltre da mercoledì 26, questa è una primizia, da mercoledì 26 aprile dalle 13 alle 14 su Radio L, cioè su Ra L Radio 8900 in FM Roma e Lazio, Paola Aspri presenterà la nuova trasmissione Spettacolando e avrà modo di far sentire in viva voce il suo oroscopando. Mercoledì, ripeto, 26 aprile dalle 13 alle 14, ogni mercoledì state in mia compagnia, tanti ospiti, tanti vizi, lazzi e oroscopando in prima linea. Quindi torniamo originali. Oroscopando e di Spettacolando TV. Cominciamo subito con questa nuova settimana, è passata Pasqua e Pasquetta, quindi tornato il sereno, almeno si spera che abbiate passato una buonissima Pasqua. Avete mangiato tanto, tanta cioccolata? Io spero di no per voi, perché se no ci allarghiamo anziché assottigliarci. In questo periodo serve assottigliarci perché siamo vicini al mare, all'estate, anzi dobbiamo andare al mare. E quindi poi chi sta vicino al mare ovviamente ci andrà subito in spiaggia, se è nelle condizioni di poterlo fare. Oroscopando quindi dal 17 aprile al 23 aprile, cominciamo subito con il segno dell'Ariete. Avete la possibilità di dare una svolta alla vostra vita amorosa, cambiare pagina proprio perché le storie ufficiali non vanno come devono andare. Entro l'estate dovete decidere cosa fare. Inoltre, il malumore che proviene dal vostro contrasto quotidiano con la persona del cuore, non cercate di dimenticarlo con scappatelle che potrebbero rendere ancora più caotica la vostra affettività. Ragionate per bene, 3S. Andiamo al segno del Toro. Un nuovo amore aumenta, diventa più forte, ma attenti alle storie lontane perché potrebbero portarvi dei problemi. Prediligete le persone della vostra città o del vostro raggio d'azione. Chi è ancora legato ad un amore passato non ci pensi più e volti pagina, perché l'amore per i nati in Toro va a gonfie vele e avrete un'estate meravigliosa. 4S, Gemelli, in amore tutto vi è permesso ed inoltre le crisi con la vostra dolce metà le avete già smaltite abbondantemente nei mesi scorsi, quindi avanti tutta senza indugio. Da questa settimana avrete un risveglio dei sensi molto forte. Se siete single e avete paura della solitudine, non abbiate remore a mostrarvi spavaldi in pubblico. Ci sono in vista per voi nuovi incontri e notti infuocate. 5S. Andiamo al segno del Cancro. Il passato per voi è una spina nel fianco. I pensieri legati al trascorso vi portano insoddisfazione. È importante in questo momento sapere cosa fare della vostra vita e soprattutto se continuare con una certa persona che è accanto a voi da tempo. Volete più sicurezza in amore, ma in questo momento sembra impossibile arrivare ad averla. Vuoi per le recriminazioni che avete verso il partner e anche per i problemi economici che insorgono nella coppia. 3S. Andiamo al segno del Leone. Avete voglia di discutere in amore, ma il vostro è un litigio fatto apposta per alimentare l'erotismo in coppia. I sentimenti vi intrigano non poco in questo periodo e avete voglia di viverli fino in fondo. Sono favoriti i vecchi, ma anche i nuovi rapporti, dove potete trovare, oltre ad un'amicizia, una grande passione. 5S. Vergine, pensate troppo al lavoro in questo periodo e questo vi porta a stare lontano dal vostro amore. Avete il cuore gelido, ma nonostante questo potreste vivere nuove storie intriganti a livello platonico senza consumare. Dovete aspettare l'ultima settimana per riaprire il vostro cuore alla dolce metà, sempre che non si sia stufato di fare tappezzeria nella vostra vita. 3S. Bilancia. Dovrete ancora aspettare giugno per avere una positività totale in amore. I tanti mesi con Venere in opposizione vi hanno sfiancato. Volete tranquillità e in questa settimana comincerete a vedere qualcosa di buono nella vostra vita sentimentale, una maggiore sicurezza nei rapporti. È inevitabile che in questa fase di trasformazione gli amori inutili siano chiusi. Attenti alla gelosia, potreste pensare spesso e volentieri di essere tradito o tradita.
4S. Scorpione, non siete ancora in una botte di ferro in amore, ma tendete ad avere problemi in coppia perché trascinate i vostri problemi lavorativi all'interno della vita affettiva. Inoltre state attenti alle relazioni occasionali che potrebbero mettere a repentaglio una storia fissa. Insomma, state attenti ai vostri bollenti spiriti. Per una volta state buoni se potete, anche se in coppia è una guerra di roses continua. 3S. Sagittario. Siete lontani emotivamente dal vostro partner per colpa del lavoro e delle vostre distrazioni economiche. Negli ultimi mesi, poi, potreste esservi interessati a qualcun altro e specialmente nei weekend potreste pensare di stare nel luogo sbagliato con la persona sbagliata. Malumori in vista e discussioni improvvise con chi avete accanto da sempre. 3S. Capricorno. Avete molta stanchezza e questo si trascina nel rapporto di coppia dove ultimamente sei stato latitante, colpa anche dei problemi lavorativi. Ora è il momento di fare progetti a lunga scadenza, in previsione di una estate positiva e piena di conferme ed anche il progetto di un figlio potrebbe darvi una marcia in più in questa settimana dove le discussioni sono state all'ordine del giorno. 4S. Acquario, evitate le scappatelle in questo periodo, non bisogna commettere degli errori banali e buttare all'aria un rapporto collaudato. Attenti ai vostri colpi di testa che potrebbero farvi mandare a quel paese una persona per poi rimpiangerla. In coppia ci sono dubbi, ma sono facilmente risolvibili. 4S. Andiamo al segno dei pesci, l'ultimo dello zodiaco. Le incertezze in amore sono bandite. Voi dovete puntare sulla concretezza in amore, dovete fare centro in estate. Adesso potete prepararvi per il lieto evento, nel senso che vivrete l'amore con più naturalezza e senza dubbi. La vita sentimentale è meravigliosa per voi e potete fare progetti sulla casa e sui figli. Nei mesi estivi potreste sposarvi senza incertezze. 5S. E con questo concludiamo Oroscopando. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, ma anche alla prossima settimana al nuovo oroscopo che sentirete su Radio L, ripeto, 8800 in FM, Roma e Lazio. Paola Aspi sarà in compagnia con voi per un'ora dalle 13 alle 14 con Spettacolando approda in radio. E mi raccomando, non mancate a questo appuntamento. Ciao, Paola Aspi è sempre con voi e anche Oroscopando.